conciliare studio e sport non è semplice, però sono anche convinta che con un po' di impegno e sacrifici, perché c'è bisogno di tanti sacrifici, si riesca, ci si saldi fuori. Ovvio che, diciamo che a me piace la scuola, mi piace molto cioè l'indirizzo che ho scelto, e mi dispiace un po' dover tralasciare qualcosa per lo sport, però adoro tantissimo anche lo sport, quindi diciamo che è una scelta che faccio volontariamente e non sono troppo dispiaciuta. Io riguardo il doping penso che sia una cosa bruttissima, orrenda. Io sono una ragazza che fin da piccolina, quando 6 anni, ha praticato sport, tutti i tipi di sport, e penso che arrivare a questa conclusione sia veramente brutto. Sentire anche tra persone che comunque non sono così tanto più grandi di me l'esclusione dallo sport per motivi di doping, per vie comunque alternative, è veramente brutto, brutto, perché lo sport è vero che può diventare una professione, però nasce comunque sempre con la voglia divertirsi, lo svago, la passione, e non il condursi a sostanze che gravano soltanto la salute. L'importante è dare il massimo, quando sai di aver dato il massimo hai già vinto così. Io intanto consiglio a tutti di fare sport, perché è un pilastro fondamentale nella vita, credo. A me ha insegnato tantissimo, io fin da piccolina il mio sport mi ha portato ad essere quella che sono adesso, e sono soddisfatta sia a livello sportivo sia a livello persona, con l'ambito di tutti i giorni. E un consiglio per arrivare a ciò è quello di impegnarsi. Se una persona ci si mette con tutto l'impegno e la voglia, i risultati arrivano. Ci sono assolutamente anche momenti duri, perché anch'io ho passato momenti duri e sono sicura ne passerò altri, però proprio da quelli che arriva la forza di tirarsi su e arrivare poi a questi obiettivi, che quando arrivano sono veramente una soddisfazione incredibile. Grazie.